è un invito, lo rivolgo alle associazioni sportive a rimanere in sala, perché quest'oggi da sportivi abbiamo una grande possibilità, quello di avere con noi degli ospiti che hanno fatto dello sport il mestiere della loro vita. Intendiamoci, è iniziato tutto con la passione, perché lo sport, qualsiasi attività sportiva, nasce solo grazie alla passione. Passione che poi coltivandola, che poi andando avanti a un certo momento si giunge a un bivio e c'è chi riesce a superare, a inforcare una strada che porta al professionismo. Questa sera abbiamo la fortuna di avere con noi degli ex campioni di ciclismo che sono poi i testimonials dell'evento Aspettando il Giro d'Italia. Quindi l'invito a rimanere tutti quanti qui in sala è quindi 12 maggio 2017, settima tappa della 100ª edizione del Giro d'Italia, Castrovillari, Alberobello, 220 km, il promo del Giro d'Italia. Grazie a Luigi D'Arcangio per aver prodotto questo promo. Avete visto il trofeo senza fine, il trofeo che viene dato al vincitore del Giro d'Italia. Avete visto che la spirale è tutta incisa, tutta contrassegnata con dei nomi di coloro che lasciano il segno nella storia d'Italia, nella storia del Giro d'Italia. E questa sera abbiamo la fortuna di avere una persona che ha suscritto il trofeo senza fine, il proprio nome. Lo vedremo tra poco. Intanto, dicevo, 100 giorni all'inizio del 100° Giro d'Italia, grande risalto è stato dato dai media in questi giorni. E stamattina, aprendo la Gazzetta dello Sport, a tutta pagina c'era la parte tecnica riservata alle notizie dei probabili protagonisti del Giro. Dall'altro lato c'erano i monumenti italiani colorati di rosa, accesi di rosa nella serata di ieri. Tra queste foto c'è la foto del nostro Trullo sovrano. E proprio ieri sera il comitato di tappa, insieme all'amministrazione comunale, insieme ai testimonial che sono qui stasera con noi, siamo stati presso il Trullo sovrano e c'è stata questa bella ripresa fotografica del Trullo colorato di rosa. Era qualcosa a cui RCS, la società organizzatrice del Giro, ci teneva in maniera particolare. Noi alberobellesi siamo onorati che tra le quattro foto, tra i quattro monumenti riportati sulla Gazzetta di oggi, c'erano i nostri trulli. Allora, il Giro d'Italia, signori, il Giro d'Italia non è solo sport, va al di là dello sport perché ha 108 anni di storia, sì, perché sarà la 100ª edizione, però chiaramente la prima edizione si è svolta nel 1909, quindi bisogna considerare le due interruzioni belliche, 1915-1918, 41-45. Un secolo di storia che ha contrassegnato tutti i costumi, tutte le abitudini sociali, soprattutto le riprese del dopoguerra, quando il Giro d'Italia è stato veramente un mezzo per ripartire, quindi molto importante. Uno sport popolare come il ciclismo, perché passa sotto casa, perché non si paga biglietto e perché si coglie veramente la fatica dei corridori, la fatica di coloro che preparano e cercano di dare il meglio in tutto questo. Quindi uno sport, quindi un evento, ripeto, che va al di là. E noi questa sera ai nostri ospiti, prima del discorso tecnico, delle eventuali vittorie e quant'altro, chiederemo proprio questo: cosa significa dal punto di vista umano correre il Giro d'Italia. Bene, prima di passare alla presentazione di questi ospiti però, vogliamo in un certo qual modo cominciare a immaginare come si presenterà Alberobello il prossimo 12 maggio. E quindi magari con delle riprese dall'alto, con delle riprese aeree, che noi spesso Alberobello, la locale società ciclistica che abbiamo
coordinato insieme all'amministrazione comunale l'evento di questa sera, abbiamo la fortuna di aver realizzato in un evento da noi organizzato l'11 settembre scorso, un evento nazionale a sua volta, sia pure a livello amatoriale, parlo del raduno, ciclo raduno nazionale, e quindi non a carattere agonistico, che oltretutto la Spessa Alberobello ha abbinato a un discorso solidale denominato Due ruote per l'Alzheimer. Bene signori, grazie a questo filmato noi in anteprima vedremo come si potrà presentare Alberobello il prossimo 12 maggio. Mandiamo questo filmato. Saluto alla carovana di questo raduno ciclo sportivo nazionale. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, benvenuti ad Alberobello, siete stati davvero coraggiosi, i giorni precedenti non davano speranze, però qualcuno da lassù oggi ha voluto che lo sport si sposasse con il sociale, dando un forte contributo alla causa che stiamo appunto sposando. Vi faccio i migliori in bocca al lupo, che sia una passeggiata tra il nostro territorio che è stupendo e che la causa che davvero in questa settimana lo sport sta condividendo a livello nazionale possa essere spesa per tanti settori, dal sociale al turismo, e dare a tutti la possibilità di fare sport, qualunque luogo e qualunque genere. Ancora benvenuti ad Alberobello e buona ciclo sportiva a tutti. Bene, allora vi ricordo che ci sono due percorsi, quest'oggi si parte tutti insieme incolonnati, chiaramente siete già nel verso giusto, si parte tutti insieme fino al ristoro, sono 40 km fino al ristoro, si va tutti insieme, dopodiché c'è la divisione dei percorsi, quindi c'è il percorso corto per i cicloturisti che viene all'arrivo di Alberobello dopo 5 km dalla ripartenza, mentre il lungo andrà poi verso Canali di Pirro a toccare l'agro di Locorotondo nelle contrade di Itamara, Cuppa, San Marco prima di raggiungere Locorotondo stessa e poi addentrarsi ancora nella Valle d'Itria proseguendo in direzione Cisternino, si ripiega verso Martina Franca e quindi qui avrete la possibilità di vedere la Valle d'Itria tutta punteggiata di bianchi trulli, mentre vi ricordo che l'unico centro urbano, agglomerato urbano a Trulli è questo che vedete sulla vostra sinistra, il rione Monti, e in altre zone chiaramente come l'Aia Piccola nella zona da quest'altro lato. Bene, quindi buon divertimento a tutti, perché chiaramente sappiamo perfettamente che lo scopo principale del raduno ciclo sportivo è quello di divertirsi, non c'è ansia d'agonismo ed è giusto riportare il ciclismo su queste rotte, perché si è un po' esagerato ultimamente con l'agonismo delle Gran Fondo e quant'altro. Giustamente chi ha praticato sport come Vito Di Tano, che vediamo davanti a noi in questo momento, il due volte ex campione, due volte campione del mondo di ciclocross, Vito Di Tano sta indossando la maglia dell'evento Due ruote per l'Alzheimer, eccolo qua, e lui ha sempre detto che il ciclismo agonistico va fatto all'età giusta, e in quest'ottica la Spessa Alberobello società organizzatrice lavora per dare la possibilità ai ragazzi di poter fare attività agonistica. Allora, Vito Di Tano è pronto, un saluto da parte del testimonial dell'evento. Buongiorno a tutti, sono veramente orgoglioso di essere presente tra di voi, perché come ho detto l'altro giorno alla presentazione, il ciclo turismo che io prediligo è questo, perché uno deve divertirsi, andare in bicicletta, quando ha smesso di fare l'agonismo questo è quello più sano, quindi vi dico veramente grazie di essere venuti fin qua e in bocca al lupo a tutti. Grazie Vito. La parola a Pasquale De Palma, Presidente Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale Puglia. Buongiorno, soprattutto speriamo di divertirci oggi, volevo innanzitutto, l'ha fatto già Vito, ma ritengo sia doveroso anche da parte mia ringraziare gli amici che sono venuti da tutte le parti d'Italia per onorare questo ciclo raduno nazionale qui in Puglia. Sappiamo come per quella che è la conformazione fisica dell'Italia è difficile fare degli spostamenti di anche centinaia di chilometri, se non migliaia, però così come le nostre società sono sempre presenti ai ciclo raduni o comunque a tutte le manifestazioni che si organizzano al nord, sono veramente
felice per la partecipazione massiccia da parte delle società storiche. Vedo qui in prima fila gli amici della Favero e del cicloturismo, per cui veramente grazie per averci onorato della vostra presenza qui in Puglia e spero che sia una bella giornata di sport e divertimento. Grazie Presidente, un applauso per te. E a proposito della Favero Veneto, una chicca, allora, tre componenti del team Mestrino sono arrivati in bicicletta da Mestre e quindi praticamente hanno fatto una Mestre Alberobello in 4-5 giorni, non so di preciso. Loro sono Eleonora, Ivano e Roberto e vogliamo fare a loro un applauso. Allora, comunicazione di servizio, siamo 2 minuti alla partenza. Allora sono invitati tutti gli atleti della società organizzatrice Spesso Alberobello a venire sulla griglia di partenza avanti e siamo pronti a dare la parola a chi fortemente ha voluto questa avventura, chi già da 8 anni fa ha coinvolto la Spesso Alberobello. Parlo dell'associazione Alzheimer e del suo, tra parentesi, vulcanico presidente Piero Rotolo. Grazie a tutti per l'intervento oggi. Il nostro desiderio era unire in un connubio efficace sport e solidarietà. Ci siamo riusciti grazie alla vostra presenza e grazie al cielo, alle condizioni meteorologiche trasformatesi dal cattivo tempo al bellissimo tempo. È stato veramente un regalo fantastico. Grazie a tutti per la partecipazione e buona passeggiata a tutti. Bene, bene, grazie. Allora siamo a disposizione di Luigi D'Arcangelo, lo studio fotografico con tutto il suo staff. Siamo pronti per la partenza. Ecco, ultima foto.
ragazzi, eh! Prima abbiamo visto la nostra Albero Bello e lo straordinario paesaggio che la circonda, questo soprattutto per gli amici trentini. Speriamo che possano rimanere qualche giorno qui ancora per poter vedere dal vivo queste bellezze. Allora, signori gli ospiti, allora cominciamo col chiamare un pugliese, professionista dal 95 al 2000, passato con tutti i crismi al professionismo, dopo il quarto posto al Giro d'Italia dilettanti, vinto da un certo Gilberto Simone. Sappiamo chi sia, però. Allora, lui è Michele La Domada, e lo invitiamo qui sul palco. Viene da 2 anni da tecnico del team Juniores Convertini Junior, con grandi risultati. E praticamente sta tirando sul nuovo talento del ciclismo pugliese, quello Alessandro Monaco, convocato già nella nazionale Juniores, è capace di vincere la 3 giorni aerobica, una delle gare più prestigiose a livello dilettantistico. E chiedo scusa all'assessore, però noi avevamo dimenticato la premiazione dei nostri ragazzi ciclisti. Beh, a questo punto chiaramente non potevamo farci sfuggire l'occasione di avere dei campioni, degli ex campioni qui in sala, per cui approfittiamo. Appunto, facciamo in modo che i ragazzi vengano premiati dei campioni. Cominciamo, quindi è Michele La Domada che andrà a premiare. Allora, intanto Michele chiaramente è stato protagonista del Giro 97, lo ricorderai. 97. Perfetto, perfetto. E allora, signori, chiamiamo Francesco Lippolis, Spes Albero Bello, campione regionale Gran Fondo categoria Junior Master. C'è quella dei più giovani a livello amatoriale, purtroppo non sempre è possibile conciliare le attività scolastiche o altre con l'attività agonistica giovanile. Francesco ha dovuto ripiegare nell'attività amatoriale, ma l'importante è non abbandonare la bicicletta e quindi coltivare comunque la propria passione. Allora, Michele La Domada premia Francesco Lippolis, campione regionale Gran Fondo 2016 e vincitore, sempre dalla sua categoria, del Giro dell'Arcobaleno. Allora, Michele, accomodati pure, perché poi ci sarà qualche filmato. Intanto, Francesco, mettiti di qua, perché andiamo a chiamare gli altri premiati. Però, per non lasciare nelle grinfie dei pugliesi qualcuno, chiamiamo rinforzi dal Trentino. Signori, abbiamo il piacere di avere in sala con noi Stefano Casagranda, professionista per 9 stagioni. 4 giri d'Italia all'attivo, 96, 97, 98, 6 vittorie da professionista. Complimenti, grazie per la tua presenza, Stefano. Sei già microfonato, non avremo modo di farlo. Nel frattempo chiamiamo il ragazzo che andrai a premiare, è sempre nel settore amatoriale,
ma non è più un ragazzino, ma ci mette tutta la volontà possibile nell'attività che svolge. Parliamo di Francesco Girolamo, campione regionale Gran Fondo categoria MC e campione regionale strada 2016. Francesco Girolamo, la sua società è sempre quella della Spes Albero Bello, di cui sono onorato di presiedere. Bene, premia Stefano Casagranda. 9 anni. No, facciamo accomodare così poi andiamo avanti nella premiazione. Grazie, perfetto. Allora, signori, abbiamo qui un pugliese e un trentino. Andiamo avanti con i pugliesi. Andiamo a chiamare un personaggio spumeggiante a dir poco, è quello che ha contraddistinto tutta la sua carriera ciclistica, ma perché fa parte proprio del suo carattere. Lui è brindisino, chiaramente all'attivo anche diversi giri d'Italia, 5 giri d'Italia all'attivo per la precisione, addirittura nel 97 è stato compagno di squadra alla Refin con il nostro Leonardo Piepoli, che era già, aveva già l'attivo 2 stagioni e si è visto arrivare, lui, Elia Aggiano da Brindisi. Il grande Elia, ciao, che è l'unico che si è rimesso in gioco anche da amatore, perché lui ha indosso la maglia tricolore, se non sbaglio, di campione italiano Master, Master 3 o Master 4 a Roma nella stagione scorsa. Invece gli altri, i prof che abbiamo qui con noi, sono più rilassati, più tranquilli. Ma lui si è rimesso in gioco, tant'è che addirittura è venuto a vincere ad Alberobello l'anno scorso la Gran Fondo Alberobello Murge. E lui stesso ricordava perfettamente che la prima gara nella categoria giovanile l'ha vinta sempre ad Alberobello. È giusto, Elia? La prima vittoria della mia carriera è stata qui a casa di Piepoli. Mi ricordo i trulli e... ed era dura perché io vengo da Brindisi, tutta pianura, vedevo questi strappettini che poi ora non è più niente per noi, essendo fatto il Giro d'Italia. Però all'epoca sembrava l'Alpe d'Huez, Albero Bello per me. Benissimo. Ma da giovani, quindi giustamente Elia classe 72, Leo classe 71, ma intravedevi già le caratteristiche di scalatore di Piepoli o era ancora troppo presto per capire che sarebbe diventato uno dei più forti scalatori italiani? No, si vedeva già da piccino che era un trullo volante, solo che niente, quando incontrava me però aveva paura perché ero molto più veloce, quindi in pianura... E stava sempre dietro, però sulle salite lui era molto forte. Signori, ve l'ho detto, è spumeggiante Elia Aggiano, basta leggervi. Allora, una recensione a suo proposito di un giornalista quando ha smesso di correre nell'ultima gara disputata nel 2007 nella strada Strade Bianche. Dunque, per capire quanto Elia Aggiano fosse apprezzato dai colleghi, basta pensare all'Eroica 2007, alla sua ultima corsa, quando tutto il gruppo, guidato dallo stesso Elia, si è messo a intonare cori da stadio per omaggiare e salutare il ciclista brindisino. Un applauso per lui. È un brindisino, andrà a premiare Elia, un brindisino di Ostuni, un ragazzo eccezionale che corre con i colori della Spes Alberobello, ha corso le ultime 2 stagioni da esordiente con i colori della Spes Alberobello, il team appunto degli esordienti che è stato capace di raccogliere 18 successi in 2 stagioni e una 40 di podi. Quindi vado a chiamare, eccolo qui, dov'è La Corte Simone. Simone La Corte, perfetto. Allora, premia Elia Aggiano. Vai. Bravo Simone, complimenti. Allora Elia, accomodati pure perché dobbiamo completare la premiazione e andiamo a chiamare i francesi, direbbero l'enfant du pays, anche se lui propriamente non è nato ad Alberobello, ma chiaramente da famiglia alberobellese, da famiglia pugliese doc. Lui è nato alla Chaux-de-Fonds, ma a 8 anni è tornato ad Alberobello con la sua famiglia ed è andato subito ad indossare la divisa dalla Spes Alberobello. Signori, Leonardo Piepoli!
Complimenti Leonardo, è stata penso una piacevole sorpresa per te rivedere amici di battaglia da dilettanti o prima ancora nelle categorie giovanili, da giovanissimi addirittura. Quindi tu hai ricordi di Elia e di Michele Laddomada già dalle... Un po' più dove c'è il forno adesso, la pescheria, c'è lì l'arrivo. Poi andava sempre in giro senza maglia prima della partenza, il suo padre litigava con tutti, sua madre litigava con tutti, quindi... Era una guerra. Eh sì, perché era messo bene lì, aveva 12 fratelli, per cui era sì, coperto. Erano poi tutti calorosi, mezzi violenti, quindi... E beh, Michelino, anche lui vinceva molto da piccolino. Sto parlando da età di 8, 9, 10 anni, vincevano tanti, io no, non vincevo mai. Hai dovuto aspettare le salite più impegnative per vincere. Non c'era battaglia. Ed è stato veramente un periodo felice per il ciclismo pugliese giovanile di quel periodo. Loro sono tutti figli della generazione degli anni 70. Leo è 71, Elia e Michele sono 72. Ma a livello ciclistico, poi quando sono diventati più grandi, quando sono passati al professionismo, lo stesso Casagrande del 73, anche se lui è nato a Borgo Valsugana, no? Però voglio dire, siamo là, è una generazione che nel ciclismo ha dato tanto e che i tecnici, all'epoca ricordo perfettamente, c'era il buco generazionale creato dall'abbandono di Bugno e di Chioccioli, che erano stati gli ultimi italiani a vincere il Giro d'Italia nel 90 e il 91, e poi era arrivato Indurain, era arrivato qualche russo, Berzin, Tonkov, eccetera, eccetera, e sono arrivati fuori i ragazzi degli anni 70, Pantani 71, Belli e poi loro, 71 chiaramente Leo, 71 un certo Gilberto Simoni e così via. Va bene, allora Leo, ti chiedo scusa, devi venire al centro perché devi premiare un altro ragazzo del team Esordienti 2016, spesso Alberobello, è alberobellese come te ed è Gabriele Di Dio. Allora, questo ragazzo che sta arrivando ora sul palco è il funambolo del team sulla bicicletta. Lui cade raramente, o meglio, proprio in corsa parlo, ma proprio quando vuol cadere, della serie che prende le curve proprio laddove la fischia dice non puoi rimanere in piedi, sei costretto a cadere. È il nostro Sagan, complimenti a Gabriele. E quindi speriamo che possa continuare la sua attività e quindi dare la speranza ad Alberobello di avere, dopo Leonardo Piepoli, ancora dei corridori a livello nazionale. Allora, Leo, puoi accomodarti, grazie. Perfetto. Allora, l'ultimo ospite tra questi campioni, 7 podi finali al Giro d'Italia, signori, 15 Giri d'Italia disputati. Abbiamo detto che su quel trofeo senza fine c'è inciso il suo nome e cognome. E all'attivo 4 terzi posti, un secondo posto e 2 giri vinti nel 2001 e nel 2003. Lui, da Palù di Giovo, Trento, è Gilberto Simoni. Signori, un altro applauso. È colui che ha sollevato per 2 volte il trofeo senza fine, è un'emozione che rimane impressa nella memoria dei suoi tanti tifosi, dei suoi tanti estimatori. E la cosa bella è che lui viene da questo paese della provincia di Trento, Palù, che sarebbe poi una frazione di Giovo del comune, e che addirittura annovera 2 vincitori di Giri d'Italia, Gilberto Simoni appunto e Francesco Moser. E tutti gli altri fratelli della dinastia Moser, Aldo, Enzo e Diego, che comunque sono stati i protagonisti al Giro. Allora, Gilberto Simoni andrà a premiare il finalizzatore, diciamo noi, di questo team delle meraviglie, cioè colui che ha tagliato per 18 volte il traguardo in 2 stagioni nella categoria esordienti, però prima di chiamare questa promessa del nuovo ciclismo locale, voglio qui sul palco il loro direttore sportivo, Luigi Loria, che li ha accompagnati in queste 2 stagioni di trasferte. Luigi Loria, a cui la spessa Alberobello deve tanto, da diversi anni al timone dei nostri ragazzi, è il veterano, Gibo, lui sicuramente lo conosce, è il decano dei direttori sportivi pugliesi, ha avuto all'attivo anche 2 figli professionisti negli anni scorsi, non di team World Tour, però comunque capaci di fare delle buone annate
nei team professionistici. Signori, il premiato da Loco Rotondo è Federico Cardone. Signori, un applauso per questo ragazzo che ha la capacità, oltre che di vincere. Gilberto, lui è stato protagonista insieme agli altri ragazzi, perché sia Federico, sia Simone, sia Gabriele sono stati convocati dalla selezione regionale pugliese ai campionati italiani di categoria che si sono tenuti dalle tue parti, Comano Terme, e soprattutto dalla dimostrazione ha la capacità di saper conciliare sport-scuola, perché lui è bravissimo sia in un campo che nell'altro, e quindi questa è la dimostrazione per tutti quanti che volere è potere, che quando si vuole qualcosa, quando si ha la passione, si riesce veramente a ottenerla. Prego Gilberto. Io volevo lasciare, prima di tutto, anche al direttore sportivo i miei 25 anni di ciclismo. Grazie. e anche i ragazzi. Che bello, grazie Gilberto, il dono più bello che questa sera avresti potuto farci. Certo, grazie Gilberto, la Puglia ciclistica ne avrebbe proprio bisogno. Perfetto. Allora ragazzi, con questo vi congediamo, potete scendere giù, grazie di tutto, grazie Luigi. Allora, i nostri ospiti intanto si sono accomodati qui, perché avremo modo di interagire vedendo qualche filmato inerente appunto al Giro d'Italia. Ma prima di vedere i filmati e prima di chiedere eventualmente questioni tecniche, io semplicemente a loro vorrei chiedere cosa ha significato dal punto di vista umano, dal punto di vista dei sogni di un ragazzo, arrivare a correre il Giro d'Italia. Iniziamo da Gilberto Simone, colui che poi è riuscito a vincere due. Cosa vuol dire correre un giro, Gibo? Sai, lo sport dei giovani, ma è anche per chi vuole sentirsi giovane. Io quando ero ragazzo... Non si sente. Silenzio in sala, per cortesia. Ah, non si sente? C'è il tecnico qui, un attimo. Sì, ecco. Grazie. Sicuramente da giovani lo sport è per i giovani. Poi dopo magari si va avanti, ma è anche per sentirsi giovani... E io da ragazzo ho inseguito proprio un grande campione che è stato Moser, e vedendo in lui vedere questo Giro d'Italia alla televisione, vedere lui vincere, insomma, mi ha portato anche a me a inseguire questo sogno e anche a colmarlo, arrivare proprio in cima, mettere la maglia rosa, credo che sia stato poi il momento più bello anche della mia carriera. Perfetto. Scendiamo dal Trentino alla Puglia. Leonardo, per te il Giro d'Italia... Tu sei nato in Svizzera, forse eri più vicino da piccolo al Giro di Svizzera Tour de France che al Giro d'Italia, o... però poi hai recuperato, insomma, a livello di interesse parlo. No, a parte quando ero piccolo io, la RAI trasmetteva solamente il Giro e qualche tappa del Tour, quindi era solamente il Giro, era Ino che vinceva, e quindi mi sono innamorato come penso più o meno tutti noi del ciclismo. Ho sempre sognato di essere un giorno in televisione, nel Giro, quel che fosse, e poi mi sono ritrovato e con risultati diversi dai suoi, purtroppo per me, ben per lui, ma felice comunque. Beh, comunque 10 Giri d'Italia disputati in carriera, un decimo posto come classifica finale, 3 vittorie di tappa. E rimanendo poi il discorso pugliese, a prescindere che Leonardo Piepoli è il plurivittorioso storico dei ciclisti pugliesi con le sue 32 vittorie da professionista, certo poi non è arrivato alla vittoria che può coronare la carriera, quello del Giro d'Italia, però è comunque sempre una signora carriera. Invece per Elia Giano, Giro d'Italia a te da bambino cosa voleva dire? Niente, Giro d'Italia da bambino era un sogno, perché arrivare a fare Giro d'Italia era impensabile. Poi sacrifici, speranze, sono partito da solo un giorno, 16 anni, in Toscana, e così poi è partito tutto il ciclismo vero, perché qui in Puglia purtroppo fino a 16 anni si va bene, poi dopo un po' per la testa matta che ero, dovevo stare fuori da Brindisi, niente. Poi facendo Giro d'Italia è bellissimo, perché conosci tanta gente, tante persone, conosci l'Italia, conosci il mondo facendo il Tour de France, il ciclismo veramente, veramente mi ha dato tanto. Tu e poi man mano da corridore anche al Giro d'Italia sei stato
spesso nominato per le tue fughe folli, fughe o da lontano, magari non arrivate per un pelo, oppure comunque eri famoso anche come finisher, provavi la sparata agli ultimi chilometri. Sì, ci ho sempre provato perché il sogno era vincere il Giro d'Italia. L'ho sfumato qui la tappa di Lecce, ma ha ripreso a 300 metri dall'arrivo un anno e peccato perché mi è rimasto un bel ricordo, purtroppo le sfortune o le fortune è così. Comunque sono contentissimo perché già aver fatto 10 anni, 11 anni da professionista non è facile, quindi sono contento così. Benissimo, Michele Laddomada invece da Crispiano, lui scalatore come Leonardo Piepoli, curioso che a pochi chilometri di distanza Crispiano Alberobello siano nati, cresciuti, si siano dati battaglia nelle categorie giovanili e si siano ritrovati poi da professionisti con le stesse caratteristiche tecniche. Sicuramente è un sogno, penso, di tutti i ragazzi che fanno ciclismo, arrivare a fare sia il professionismo che il Giro d'Italia. Io ricordo come se fosse ieri, quando guardavo la televisione, vedevo Moser, i duelli fra Moser e Saronni, e ovviamente era un sogno, io facevo all'epoca, mi ricordo, forse era allievo, esordiente, non ricordo, il sogno anch'io, volevo arrivare a quei livelli, arrivare a fare il Giro d'Italia al professionista. Ovviamente con tanti sacrifici, perché i sacrifici che si fanno, come penso io, come tutti gli altri, i miei colleghi, ex colleghi, abbiamo fatto, siamo riusciti, almeno siamo riusciti a arrivare a un certo livello e fare anche il Giro d'Italia, che era il primo Giro d'Italia che ho fatto, è stata un'emozione, specialmente la prima tappa, un'emozione grandissima, è un sogno che ovviamente non facile da realizzare per tutti, però io ho avuto la fortuna o la sfortuna di farlo, diciamo, per me è stato una cosa, cioè un divertimento, un sogno che, cioè, non riesco nemmeno a descriverlo. Quindi fortuna sicuramente, Michele, complimenti. E Michele Laddomada, anche egli per un certo periodo si è riproposto competitore da amatore, e anche lui è uno che è entrato nell'albo d'oro della Gran Fondo di Alberobello, per cui comunque fa onore all'albo d'oro e fa onore anche a te. Grazie. Allora, Stefano Casagranda è trentino, vicino di casa, alla fine di Gilberto Simoni, 2 anni più giovane. Quando hai cominciato ad avere a che fare o a scontrarti eventualmente nelle categorie giovanili con Gibo? Buonasera a tutti. Io ho iniziato molto presto, 8 anni, e devo dire che ero abbastanza forte da giovane. Infatti la mia stazza mi permetteva di andare meglio sui percorsi di pianura. Infatti non capisco perché 3 pugliesi sono scalatori e io che abito in mezzo alle montagne sono così grosso. Comunque niente, anche per questo, per il Giro d'Italia, mi ricordo soprattutto le fatiche che ho fatto dopo per attraversare le salite dell'ultima settimana, che per me erano veramente, veramente delle cose impressionanti. Anche comunque ho avuto la soddisfazione, diciamo, l'anno che Gilberto vinse il Giro, il primo anno, ero suo avversario, però ogni tanto gli davo una mano lo stesso, perché come conterranei, se potevo, insomma, a chiudere un buco così. E ci siamo ritrovati sul podio di Milano, lui come vincitore e io come vincitore di squadra ad Alessio. Quindi, insomma, è stata una bellissima soddisfazione che vi porterò sempre dentro. Complimenti Stefano, e comunque siete stati per 2 stagioni compagni di squadra con Simoni, giusto? Siamo stati 3 stagioni da dilettanti, prima no perché avevamo 2 anni di differenza, quindi non potevamo gareggiare assieme, però da dilettanti, e però io ero militare, quindi l'ho visto molto poco, poi all'MG Technogym nel 97 e nel 2004 alla Seco, l'ultima mia annata. Perfetto. Allora, ragazzi, si dice che, o meglio, la storia dei ciclisti racconta che la maggior parte dei casi, la folgorazione, il momento in cui voi o tanti di voi hanno deciso di fare da grandi, provare a fare da grandi ciclisti professionisti, sia stato magari vedendo passare da sotto casa o laddove il papà magari vi aveva portato per mano su una salita, vedere il passaggio di una corsa. Piepoli... Sindaco De Palma, chiedo scusa, interrompo un attimo, se vuole portarci un saluto, visto che ha i tempi contati, ne approfitteremmo. Perfetto, siamo onorati di avere con noi il sindaco di Giovinazzo, Tommaso De Palma, che oltre ad essere amministratore è molto addentro alle cose ciclistiche.
Sì, molto fuori per la verità, più che dentro. No, scherzi a parte, io posso soltanto portare una testimonianza da dentro, verrebbe da dire. Una testimonianza da città che può capire quello che vivrà Alberobello, perché Giovinazzo nel 2014 è stata sede di partenza di tappa, tra l'altro il giorno dopo Alberobello si partirà da Molfetta. Questo è un lavoro che mi rende orgoglioso, perché il presidente Emiliano mi ha incaricato di lavorare con RCS per far sì che la Puglia fosse protagonista al giro del centenario, e così sarà. Ma al di là di questo, permettetemi di dirvi, e questo lo voglio dire a tutti gli amici di Alberobello, partendo dal sindaco, che è un mio carissimo amico, una persona strepitosa, lo voglio dire anche a tutti gli sportivi in generale, anche quelli che non appartengono al ciclismo. Io non sono stato un campione, sono uno di quelli che deve ringraziare lo sport, perché già dall'età di 6-7 anni ha imparato a perdere, ha imparato a capire che ci sono delle cose dove stanno quelli più bravi di te, quindi te ne devi fare una ragione, che puoi essere utile a fare tante altre cose. Però ho anche capito un'altra cosa, che ci sono sport un po' più speciali. Il ciclismo è uno di questi. Sapete perché? Perché ora che mi auguro vedrete qualche immagine, vedrete che non c'è salita o discesa dove i tifosi stanno tutti insieme, quelli che tengono per Piepoli, quelli che tengono per Simoni, quelli che tengono per la Domada o per gli altri, ma non è che litigano, mangiano, bevono e si divertono per tutto il tempo, e soprattutto applaudono dal primo all'ultimo, anzi forse l'ultimo lo applaudono con ancora più amore, perché sanno la fatica che dovrà fare per andare all'arrivo, e per lui non ci sarà gloria, perché la gloria è ovvio, c'è solo per quella che vince. E il ciclismo è speciale perché rende dei campioni speciali. Io ho avuto il privilegio di conoscere Gilberto e altri, e posso soltanto dire, come esperienza personale, che quando questi campioni, che nella vita, nello sport, hanno dimostrato tanto, tanto, li abbiamo chiamati a raccolta, parlo di un'iniziativa solidaristica per un ragazzino di Giovinazzo, Luca Mongelli, Gilberto e tutti gli altri non si sono fatti scrupolo di mettersi davanti, si sono adoperati in mille modi, e pensate, solo un anno e mezzo per Luca noi abbiamo raccolto tutti insieme 450.000 euro per dargli un'opportunità di provare a inseguire i loro sogni. Queste sono le cose che ci fanno vincere tutti, quindi il Giro sarà una grande festa, il Giro sarà un momento di condivisione, ma soprattutto il ciclismo e lo sport crea dei rapporti che rimangono indelebili. Al di là che uno sia stato un campione o meno, ci sono delle persone vere che imparano a stare insieme e a volersi bene. Io ringrazio dell'invito il sindaco, sono venuto qui con grande piacere, ringrazio tutti quanti voi, approfittate pure di me, ma soprattutto mi permetto di dire che ho già chiesto, caro Presidente, mentre tu stavi qui a fare Mike Buongiorno, io tramavo alle tue spalle, ho parlato con i tuoi collaboratori, intendo coinvolgere la Spes Alberobello in un'iniziativa che subito dopo il Giro d'Italia a giugno vedrà quasi certamente Vincenzo Nibali, a cui auguriamo di rivincere il Giro, essere qui sulle strade di Puglia a pedalare con tutti noi, perché lui ha espresso il desiderio che la sua terza Gran Fondo quest'anno si possa fare in Puglia, proprio perché sa il cuore forte dei pugliesi come batte e quanto bene vogliamo alle persone per bene. E io questa cosa la voglio condividere con le persone migliori, e la Spes Alberobello mi risulta essere sicuramente fra le società più belle. Ultimissima considerazione, grazie, e poi chiudo. È bellissimo mischiare le razze. Io ho l'orgoglio di aver portato a Palù di Giovo nel 2008 150 kg di cime di rapa, 50 kg di orecchiette e tutto l'olio che potevamo caricare nel furgone mio prestato a questo agricoltore, perché la festa di Gilberto a Palù quell'anno si fece in salsa pugliese. Tutti mangiarono orecchiette e cime di rapa, perché alla fine lo sport, la storia e la tradizione è solo questo. Viva l'Italia e viva il Giro. Grazie, grazie Tommaso, complimenti, grazie, grazie di tutto. È il bello dello sport che unisce sempre quest'Italia da nord a sud, che tante volte si facciano delle polemiche proprio asettiche. Bene, allora ritorniamo, noi stiamo per mandare in onda un filmato. Una domanda volevo fare a Leonardo Piepoli, perché stavo dicendo che spesso si inizia a correre perché bambini vengono folgorati dal passaggio della carovana ciclistica. So che a Leonardo Piepoli è successo alla Schutt Fond, lui aveva 7-8 anni, è passato il Giro di Svizzera di quell'anno, lui ha visto passare Saronni,
non era saroniano, capito? Non era moseriano, caro Gibo, lui era per Saronni, è rimasto folgorato da Saronni, quel giorno ha deciso, io da grande proverò a fare il ciclista. È vero? È così, Leo? Sì, sì, è stato proprio così, ma infatti spero, sempre pensando a quello, che quest'anno con l'arrivo del Giro d'Italia ad Alberobello e comunque col passaggio Giro d'Italia in Puglia qualcuno si possa far prendere come si è fatto a prendere io. A me è stato proprio un attimo, essere sulla strada, vedere passare questa corsa e dire voglio correre in bici, e spero che questa magia potrà colpire qualche altra persona. Perfetto. Per Simone era più facile, lui vedeva sempre Francesco Moser in giro? Palù? O non lo vedevi tanto? No, beh, sicuramente è stata un'avventura, perché noi ci trovavamo a scuola e un giorno abbiamo deciso dai che andiamo a farci un giro in bici. E staccato subito tutto. E no, io non sono stato così precoce, ci ho messo un po' di anni a capire come funzionava questa bicicletta, ho vinto dopo 3 anni di corse, ho vinto soprattutto perché non mi piaceva arrivare ultimo, perché ho cominciato da in fondo, piano piano, con la rabbia, con voler qualcosa di più, mi ha insegnato anche a vincere, no? Però sì, è stata un'avventura, perché il ciclismo è anche un qualcosa che ti porta lontano, no? E quando l'ho scoperto da ragazzo che con la mia bici siamo usciti dal nostro comune, siamo andati oltre, ho detto con la bici posso girare il mondo, insomma. Io ciclisticamente sono andato e tornato dalla Luna con i chilometri che ho fatto in bici, penso che anche Piepoli con tutta la sua carriera abbia fatto i 700.000 chilometri, quindi per dire che la bici, insomma, ti può portare lontano. Grazie Gilberto, però da dilettante eri già fortissimo. Perché nel 94 hai vinto il campionato italiano in linea, hai vinto il Giro d'Italia Baby, Giro d'Italia dove Michele Ladoma è arrivato... il 93 quindi, l'anno prima hai vinto Simone. Giro e campionato italiano. Dopo giusto? Per fortuna, insomma, da quando ho iniziato a vincere ho imparato la lezione. Ecco, e ricordo, o perlomeno in alcune interviste dell'epoca, negli anni successivi, Piepoli ha asserito più volte che da dilettante Simoni, secondo lui, era più forte di Pantani. È così, Gibo? Beh, questo non posso dirlo io. So che una volta eravamo in salita, eravamo in salita in una gara in Veneto, io e lui, e io pensavo di batterlo, ero proprio sicuro al 100% di battere Leo e alla fine, insomma, mi ha battuto lui. Quindi si è tolto anche delle belle soddisfazioni. Si è tolto delle soddisfazioni anche Leo. La cosa bella di questi ragazzi, che poi prima del professionismo sono stati tutti protagonisti nel Giro d'Italia Baby dilettanti, detto Baby, che in quegli anni veramente ha contraddistinto tutti i ragazzi che poi hanno continuato le loro imprese anche da professionisti. Abbiamo detto appunto Leonardo l'ha vinto nel 94 con Michele quarto in classifica, nel 93 l'ha vinto Simoni, nel 92 l'aveva vinto Pantani, la cosiddetta generazione degli anni 70. In quel periodo tu, Stefano Casagranda, al Giro d'Italia Baby come andava? No, io ero più, come dicevo prima, da corsa di un giorno, quindi ricordo con Elio, noi lo chiamiamo Elio, però si chiama Elia, l'ho scoperto questi giorni qua, infatti anche Michele mi fa, ma si chiama Elio? Sì. comunque con Elio sì, abbiamo rappresentato l'Italia al Mondiale in Inghilterra, quando vinse Serpellini eravamo nella stessa squadra, quindi da juniores però, e quindi abbiamo iniziato un po' prima, poi, dopodiché da dilettanti ho vinto delle corse in linea, ma non corse a tappe, perché appunto la mia stazza mi respingeva sulla forza di gravità. Invece Elio o Elia è uguale, provava su tutti i terreni a vincere. Sì, sì. No, c'hai, sei collegato. Sì, sono riuscito a vincere anche una tappa al giro del Trentino, che era impossibile. Partendo da lontano, l'importante è crederci. Anche se riuscivo a parlare quasi con tutto il gruppo, erano amici di tutti. E poi alla fine sono riuscito a fare una fuga da lontano, sono arrivato, ho vinto una bellissima tappa vicino a casa di Gibo. Sì, sì. Niente, se ci credi si può fare tutto, anche per me era impossibile, perché io sono un passista veloce e sono riuscito a vincere in salita. Grande, grande. Elio, l'applauso per te, poi è arrivato il professionismo, ognuno ha fatto la sua strada e comunque tutti e cinque una bella carriera,
qualcosa, un ricordo indelebile nella loro vita. E noi ora andremo a vedere un filmato, chiaramente i tempi sono stretti, vediamo un filmato che è un po' un'icona della fatica, un'icona della montagna, dell'amore che la gente riserva ai ciclisti in una tappa del Giro d'Italia. E signori, vi riproponiamo la tappa dello Zoncolan 2007. Voi potete rimanere tranquillamente qui sul palco. Ottima questa prestazione, se guadagna buoni secondi su Di Luca in vista della cronometro. Adesso penso che Di Luca sia salito con intelligenza e sugli ultimi 2 chilometri darà tutto quello che ha ancora in corpo. Anche Cunego e Di Luca hanno raggiunto e superato Occioni. Siamo sempre su Max Codol, ormai al comando da 110 chilometri di questa tappa splendida. A te Pancani. Qualcosina hanno perso Di Luca e Cunego rispetto alla terzetta con Schleck, Simoni e Piepoli. Adesso il loro vantaggio rispetto a Cunego e Di Luca è di 26 secondi. Una salita impressionante. A un certo punto abbiamo fatto un tornante che girava a sinistra e ci siamo trovati di fronte letteralmente un muro. Pendenze che fanno davvero paura. Te auguro. Bravi, bravi a tutti gli spettatori. Sono stati fantastici. Non hanno in nessun modo condizionato l'andamento di questa tappa e adesso si sta entrando nella zona transennata, quindi problemi dovrebbero essercene ancora meno. Mi sembrava un po' più pesante l'azione di Gilberto Simoni e adesso ha messo un rapporto un po' più duro, mentre è molto bella anche la reazione di Damiano Cunego. Guarda i muscoli, la tensione dei muscoli di Gilberto Simoni che guarda indietro. Schleck, Piepoli e Simoni stanno per raggiungere Massimo Codol e quindi verosimilmente sarà uno di questi tre a vincere la tappa dello Zoncolan, perché Codol, pur procedendo ancora con grande caparbietà, sembra davvero stremato. E mancano 2 chilometri, adesso la strada diventa un pochino più agevole, si allarga, l'asfalto ottimo. A te Pancani. Partire il mio cronometro alla cartello dei 2 chilometri al traguardo per verificare il vantaggio degli uomini al comando nei confronti della coppia Cunego e Di Luca, che adesso in questo tratto sono tornati a recuperare 16 secondi il loro ritardo nei confronti degli uomini al comando, che adesso sono 4 perché è stato ripreso Codol, che però stenta a tenere le ruote di Schleck, Piepoli e Simone. A voi. Lo stadio naturale dello Zoncolan. Questa è un'immagine che potrebbe restare nella storia di questo sport. Solo lì ci saranno 30.000 persone e almeno il doppio erano lungo i tornanti di questa montagna della Carnia. Piepoli, Schleck, Simoni. Piepoli maglia verde, Schleck maglia bianca, Simoni maglia gialla. Adesso potrebbero guadagnare in questo tratto Damiano Cunego e Danilo Di Luca, perché è un po' calato il ritmo degli uomini al comando. Ancora 1500 metri, siamo in un tratto, hanno appena superato un tratto facile, riprende l'arrampicata. Potrà essergli di un minimo aiuto morale, e mi riferisco a Gilberto Simoni. Gli organizzatori hanno installato delle fotografie dei giganti del ciclismo, da Bottecchi a Binda, Bobea, Gaula, Bahamontes, passando per Anquetil, Merckx, Moser, Hinault, Saronni, Indurain, Magni, Bartali, Coppi, e l'ultima fotografia ritrae proprio Gilberto Simoni, vincitore sullo Zoncolan 4 anni fa. Non vuol mollare Cunego. Di Luca, a te Pancani. 14 secondi a 1500 metri dal traguardo, 14 secondi il ritardo di Di Luca e Cunego rispetto ai primi tre. Se Di Luca dovesse aver conservato delle energie, se dovesse fare un finale come alle Tre Cime di Lavaredo, potrebbe anche rientrare. Anche se non so se possa convenirgli, però cercherà comunque di dar tutto se stesso in quest'ultimo chilometro. Tra un poco le gallerie, la prima delle tre. Sono gallerie strette con sede stradale perfetta, eccole qua, una dietro l'altra, e la terza terminerà ai 700 metri dal traguardo. Il trullo di Alberobello a scandire
il ritmo, vuol fare la differenza, ma Schleck non molla. Come sempre, come in tante salite, Tiepoli alla comando, volta il capo indietro per cercare i consigli di Gilberto Simoni, che si mantiene in terza posizione. Siamo all'ultimo chilometro. Di Luca e Cunego transitano con un ritardo di 15 secondi. Adesso sta pedalando meglio Damiano Cunego, è stato molto bravo, forse ha accusato lo sforzo del primo allungo, ma poi si è prontamente e brillantemente ripreso. Non c'è respiro sin sul traguardo, gli ultimi 100 metri sono una rampa al 18% e abbiamo visto di spalle anche Julio Alberto Perez Quapio, lo scalatore messicano che tutto sommato ha perso poco, è lì a un minuto da Cunego e da Di Luca. Adesso pendenze intorno al 6-7%, poi negli ultimi 500 metri ancora la salita con pendenze che superano il 10%, così fin sul traguardo. Una tappa meravigliosa e un percorso all'altezza. Lo Zoncolan, terza galleria. E questo è proprio l'uscita dell'ultima. Schleck sta pedalando in modo incredibilmente facile, molto molto agile la sua azione. E guadagnerà sicuramente su Danilo Di Luca un po' per secondi sulla strada e un po' per l'abbuono. Prova a ripartire Leonardo Piepoli, si sta pedalando tra due ali di folla, cari telespettatori. Schleck non conosce questa salita. Tiepoli sta cercando di forzare, ma Schleck non molla. Simoni la conosce benissimo. Sono accolti da un boato questi atleti, questi eroi a pedali. 200 metri ancora. Schleck adesso mi sembra che abbia perso un metro, sta cercando di forzare, Tiepoli sta cercando di partire, Tiepoli con Simoni. Parte Gilberto Simoni a ruota del suo compagno di squadra Leonardo Piepoli, 150 metri, Gilberto Simoni vuole concedere il bis sullo Zoncolan, dopo il 2003 e il 2007 lo davano quasi come pensionato Gilberto Simoni e invece è sempre un grande corridore, Piepoli è lì, ultima curva, Leonardo Piepoli, due della Sony e Duval arrivano praticamente appaiati sul traguardo, Leonardo Piepoli e Gilberto Simoni, entrambi alzano le braccia, è una festa del ciclismo, Simoni su Piepoli, il ritardo di Andy Schleck è nell'ordine dei 7 secondi, ma guardiamo quello che ha guadagnato Andy Schleck su Danilo Di Luca, nel frattempo Di Luca è riuscito a distanziare Damiano Cunego. A 6 secondi è arrivato Schleck, quindi ne guadagna una trentina, considerato l'abbuono. Adesso andremo a verificare, 29 per Di Luca, quindi 30 secondi guadagnati da Schleck. A te Alessandra. Gilberto, ti davano. Ale, Gibo. Oh, e a te. Arriva Codol, molto bravo anche Max Codol, l'abbraccio tra Simoni e Piepoli, non vincerà il giro Gilberto Simoni, ma questa è una grandissima soddisfazione, a 36 anni rivincere sullo Zoncolan. Una vittoria cercata, voluta, è stato lui il primo a forzare, poi è stato raggiunto da uno splendido Schleck, poi ci ha pensato Piepoli a tenere un ritmo talmente elevato da poter permettere a Simoni di stare a ruota e vincere. A te Alessandra. Certo, 36 anni, una vittoria così bella, tantissimi abbracci, hai voluto abbracciare tutti, un significato importante quello di oggi. Ma sai, era da due anni che non vincevo il Giro d'Italia e non mi sembrava neanche più possibile. Vincere sullo Zoncolan dopo tre anni
vale più di un podio e per me vale moltissimo. Tu hai detto che eri venuto qui per cercare una vittoria, non ti importava di vincere il Giro d'Italia? E questa è la vittoria che volevi? No. Ma sono partito con sicuramente non con i favoriti, però ho lottato. Ho visto che Di Luca era molto forte e per me l'importante era veramente vincere una tappa. Questa è la più bella. L'abbraccio con Pievoli? L'abbraccio con Pievoli? Ma guarda, ha fatto, ok, io ho fatto un bel lavoro all'inizio, però è stato grande nel finale. Sei un grande, Dio! E me l'aveva promesso e andiamo molto d'accordo. Rimarrà con te il prossimo anno? Ma io non so ancora cosa farò il prossimo anno. Vai, a voi. Ricco arriva con 2 minuti e 11 di ritardo, Mazzoleni 2 e 26. Signori, ragazzi, grazie, ma non per nulla, per queste emozioni. A distanza di 10 anni parte l'applauso sentito. Avvertiamo sulla nostra pelle i brividi. Grazie, possiamo dirvi solo questo, grazie per l'emozione. Poi il fatto tecnico, la vittoria, non vittoria è tutta un'altra cosa, ma no, grazie per l'emozione. Allora, io ho ricevuto l'invito qui per Albero Bello, sicuramente 100 edizioni del Giro d'Italia sono una cosa veramente molto bella. Il ciclismo nel mondo sta crescendo, sempre più appassionati, è uno sport che va avanti a due cifre, cresce dall'8 al 10%, insomma, quindi credo che magari non sarà un evento come il Tour de France, ma gli appassionati di tutto il mondo si accorgeranno che Albero Bello è un qualcosa di incredibile e unico. Io poi sono venuto a Albero Bello perché gli anni che ho vissuto con Leonardo, 2 anni, sono stati 2 anni incredibili. Ritrovarlo qui è stato veramente anche una gioia. Siamo partiti a Giro d'Italia, quando io sono arrivato in Seigneur Duval con lui, sicuramente Mari, la squadra aveva più attenzione di me e lui si era votato un po' al gregario, però io ho capito da subito che certe giornate andava veramente più forte di me e subito Madonna della Guardia, quando si è arrivato in Liguria, gli ho detto: Leo, vai e vinci perché qua sei più forte. È andato, ha vinto altre tappe al Giro d'Italia, a Aosta, ha vinto anche su Plan de Corones. Quindi insomma tra di noi non c'era sfida, anche se eravamo compagni di squadra, eravamo forti tutti e due, però quella tappa lì per me è stato il suo regalo, perché era forte, mi ha dato veramente una grande gioia, una gioia che cercavo già da 2 anni, come ha detto, e senza dirci niente, insomma, io sapevo già che era lì per me e questo vale un'amicizia, vale veramente tante vittorie. Grazie Gibo. E prima di sentire Leo, allora, mandiamo subito questa vittoria del passo Furcia. La vittoria di Leo, Giro 2006.
Grande Leo, quel 2006, Gibo, quel 2006 Leo era, stava proprio bene. Prima del Passo Furcio aveva vinto la sua prima tappa alla Twil, ma soprattutto un ricordo personale, e te lo devo confidare. La tappa abruzzese di, della Maiella, no, di Passo Lanciano, eravamo lì col gruppo, diversi gruppi fan club Piepoli, e siamo all'ultimo chilometro, vediamo arrivare, vedo arrivare Basso avanti, quell'anno non tocchiamo tasti particolari, comunque ero in lotta con Basso per il giro, e distanziato di un po' vedo, riconosco da lontano la sagoma, la maglia, la sagoma di Leo, però vedo che si gira indietro. Mi parte una bestemmia, Simoni è in crisi oggi, perché Leo lo sta aspettando, no? Prima di tutto ho tirato un calcione alla transenna, chi mi era affiancato, oh che, okay. No, Simoni non ne ha, come Simoni non ne ha? E ho capito subito che quel giorno eri in difficoltà. Comunque un giro 2006 straordinario per lui, però consentimi, nel 2007, nel video che abbiamo visto prima, l'arrivo dello Zoncolan, quella manata sulla coscia destra di Leo, dopo aver staccato Schleck, cosa vorrei dire? Fammi spazio? No, no, ma io ho visto che c'era spazio, però lui stava tagliando la corsa, allora per non cadere, perché mi era già successo di cadere una volta, ho detto... O era una di quelle giornate in cui avrebbe potuto batterti? No, no, ma sicuramente poteva battermi, però diciamo che volevo vincere, anche perché insomma... In due anni lui aveva vinto tre tappe, io neanche una, avevo bisogno anch'io di trovare il mio momento. Diciamo che quel giorno lì io veramente avevo una gran voglia di vincere e avevo un po' sbagliato tutto, perché ero partito troppo forte sotto, e quando siamo arrivati sopra mi mancavano un po' le forze. Certo, quando ho visto arrivare Leo mi sono messo tranquillo e lui si è messo davanti regolare, ha fatto un gran lavoro e io ero concentrato soprattutto per la fine. Stavo proprio aspettando il momento giusto. Quando ho visto Schleck staccarsi, allora sicuramente sono balzato subito davanti, ma sapevo che Leo era lì per me, insomma. Va bene, allora chiudiamo in bellezza questa serata con gli ultimi due slide e vediamo una vittoria in maglia rosa di Gilberto Simoni. Attenzione, c'è un allungo di Gilberto Simoni, la maglia rosa. Vediamo se da questa inquadratura riusciremo a notare Gilberto Simoni. Ha subito Eccolo. Cominciato il forcing, eccolo lì, Gilberto Simoni. Si è tolto la mantellina, la maglia rosa, subito all'attacco. Trionfo vero questo per Gilberto Simoni, eccolo in corso della Repubblica ad Arona, la maglia rosa sola sul traguardo ed è suo l'84esimo Giro d'Italia, è di Gilberto Simoni. Eh sì, la vittoria con la maglia rosa, il simbolo del giro, ci voleva. Casagrande, che ricordi hai tu personalmente? Nel 2003 eri ancora in attività, sì. Quella vittoria era proprio in quell'anno che poi ci siamo trovati sul palco di Milano. Quindi, ecco. E niente, insomma, è stato sicuramente un onore per me partecipare a poter correre insieme a dei grandi campioni e grandi amici che comunque, come avrete capito, insomma, abbiamo... chi più che meno ha fatto le nostre corse, le nostre battaglie, però alla fine siamo amici tra di noi, siamo amici con voi e devo dire che anch'io come Gilberto, insomma, star qui insieme a voi, insomma, abbiamo capito che siete veramente una, posso chiamarvi un popolo, non so, ma veramente certo. Fantastici perché certo, oltre a mangiare bene, che adesso insomma ci siamo specializzati su questa disciplina, però è veramente bene, però abbiamo trovato delle persone veramente... che amano la propria terra come penso di amare anch'io la mia, ma amo tutta l'Italia, quindi prima anche le parole del sindaco, insomma, sono state molto, molto apprezzate, anche l'inno d'Italia, insomma,
è quello che ripeto spesso anche ai miei giovani atleti. Io adesso gestisco, sono presidente di una gara che si chiama Coppa d'Oro per gli allievi, è la gara più importante. Livello nazionale. A proposito, invito alla settembre, alla 50ª Coppa d'Oro, anche la vostra squadra, insomma. E invito sempre appunto i miei ragazzi ad essere orgogliosi della propria squadra, del proprio paese, della propria regione, ma anche della propria nazione, perché è una cosa che va un po' a mancare e noi abbiamo bisogno di essere orgogliosi di essere italiani. Bene, allora insieme Trulli e Masi, no? Trulli e Baite, Trulli e Baite, sì. Trentine, perfetto. Michele, qualche rimpianto per non esserci stato su quelle salite in quel periodo? Beh, rimpianti ci sono sempre, io ho dovuto smettere per qualche problema fisico, sicuramente dei rimpianti ci sono, però sono contentissimo della mia carriera che ho fatto e di aver corso anche con grossi campioni come qui con Elio, con Leo, con Casagrande, con Gibi, quindi per me questo è un orgoglio e ne sono contentissimo e va bene così. Elio, il tuo bilancio al Giro d'Italia? Il tuo bilancio emozionale, perché la vittoria non è arrivata, le statistiche dicono questo, però è arrivato l'amore che le folle ti hanno tributato. L'amore della gente che tutte le mattine aspettavano di attaccare, Giano attacca, 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 nonostante che tutti loro, devo stare anche un po' a giocare con loro, perché attaccare tutti i giorni pronti via non è facile. Io però ho preso questa... tutti i miei fan mi conoscono per questo che ero attaccante ancora ora. Allora sei anche da organizzatore attaccante, l'abbiamo visto nella Strasalento dell'8 maggio, vero Gilberto? Era ospite? Sì, magari vi invito alla Strasalento, quest'anno sarà il 9 di aprile, a conoscere anche il Salento, perché Albero Bello è bello e il Salento è anche bello da un'altra parte, però spese vostre, non spese mie. Vi invito alla gara. Magari il pranzo posso anche, non tutti. Grazie. Niente, è stato bello questa festa che io non sapevo neanche, mi ha detto vieni, c'è una premiazione, però non sapevo cosa, come era organizzata. Complimenti a tutti. E infatti abbiamo visto, ti sei fermato all'arrivo di Largo Martellotta. Sì, aspettavo lì all'arrivo, pensavo che era dentro un bar, è stata una bella cosa, sono sempre cose belle perché mancano queste cose qui. Anche se dice sì, vado Albero Bello a perdere il tempo, invece no, è stato veramente emozionante rivedere tutti i nostri filmati, i loro filmati e tornare indietro. Perfetto. Niente, faccio un saluto a tutti. Grazie. Ci vediamo. Allora chiudiamo in bellezza prima di sentire il pensiero di Leonardo con la sua ultima vittoria al Giro d'Italia 2007, quella della Signora della Guardia in Liguria.
Grande Leo, ci hai fatto sognare noi alberobellesi, siamo orgogliosi di te, grazie, grazie di tutto. E niente, a chiusura di questa serata, anche per te rivedere a 10 anni di distanza queste immagini, rivedere questi amici, cosa ha voluto dire per te Leo? La priorità mi è venuta in mente il nostro modo di correre, premessa che lui è sempre stato più forte di me in tutte le categorie, da juniores, lui vinceva Giuliano, io ero quinto, quindi ero scalatore che tra virgolette non sopportavo, ma non sopportavo e che mi stimolava. Quegli anni lì che siamo trovati insieme, per la verità c'era un automatismo insperato. Era questione di sguardi. Io quando ho vinto le tappe l'ho vinta perché lui mi ha detto di andare, se no non sarei andato, ma non si è fermati a tavolino, ci si guardava, ci si capiva, si faceva, sembrava che avessimo corso insieme. Beh, una volta mi è andato del matto, quando ho detto partite, vedrete che arrivate, e mi ha detto ma sei matto, cioè far metà, quanti chilometri c'erano? 120 chilometri di fuga da fare? Ho detto no, andate, vedrai che non vi segue nessuno, perché era come partire, era vedere partire due matti, però loro sono partiti, sono... Io nel mio piccolo Gibo l'ho sempre detto, io sono stato un po' modestamente il cantore in loco della carriera di Leo e ho sempre detto che lui arrivando in squadra con Simoni ha avuto quella sferzata perché lui, mio personalissimo pensiero, grandissime possibilità atletiche, però eccessivamente razionale, cioè tentennava prima di osare. Quando è arrivato con te, proprio quelle sferzate, vai, e Leo è andato alla grande. Ne aveva anche comunque. No? Ne sono andiamo convinto, via. Io sono Leva convinto, ho sempre detto sport, che il livello di mezzi fisici atletici era alla pari, disponibilità tua alla e competenza pari come sempre. Chiaramente ringraziamo l'assessore Susca, grazie comunque della carriera. Bene, a questo punto chiamerei qui sul palco per i saluti finali il sindaco, l'assessore Piero Susca, che ho constatato di persona veramente lo sforzo che ha fatto per organizzare questa serata, una serata che noi dalla Spessa Alberobello siamo stati veramente contenti di condividere con voi. Il vice sindaco Daniela Salamida, l'assessore Giuseppe Ricci, chiunque... assessore, chiami lei sindaco, chiami lei per i saluti finali di questa serata. Grazie Rino, prego Giuseppe, Daniela, Giuseppe, Vito Antonio di venire qui, ma anche gli altri ragazzi della SPES, mi sembra giusto che siamo tutti qua insieme. Io vi ringrazio perché ci avete segnalato ancora una volta come il ciclismo sia soprattutto uno sport di generosità. Quel poggiare la mano di Gilberto, ma sapere che Leo gli avrebbe fatto questo regalo dello Zoncolan dopo 2 anni che non vinceva, dopo quella bellissima carriera, penso che sia un gesto di grandissima generosità. E allora io vi chiedo di fare tutti insieme un ultimo gesto di generosità, perché voi siete dei professionisti e noi stasera qui abbiamo forse l'unico professionista che lo sport alberobellese abbia mai avuto, che peraltro è stato un medico amato da tutti ed è stato sindaco di questo comune di Alberobello. Io chiederei a Giuseppe di portare qui suo padre, il sindaco La Tartara, che è stato un giocatore di Serie C quando la Serie C era la Serie C nazionale, è stato l'unico alberobellese a militare in una categoria di professionisti, è un irriducibile come voi, ha avuto anche lui guai fisici, ma 3-4 mesi fa è venuto con noi in una processione onorando la nostra città e io avevo chiesto a qualche assessore di dargli una mano per vedere, erano gli assessori che erano appoggiati a lui a un certo punto, perché è, prego sindaco, vieni qui, Franco La Tartara, ho l'onore di presentarvi. Mancherebbe, è un esempio per noi alberobellesi da tutti i punti di vista e quindi è giusto che fosse qui a nome di tutti gli alberobellesi. Per il resto ragazzi, voi ci avete confermato che il ciclismo è uno sport bellissimo. Io sono portatore sano della teoria del gregario, cioè non esiste nessuno sport nel quale uno fa uno sforzo enorme, lo abbiamo visto adesso tra Leo e Gibo, potrebbe andare a vincere lui, ma per
per il senso di squadra a 100 metri dall'arrivo, a volte anche meno, si fa da parte e va il capitano a vincere e a vincere per tutti. Penso che sia un grandissimo esempio di vita, è uno sport che secondo me ha segnato la civiltà intera italiana. Al di là delle ultime polemiche, io ricordo a me stesso che quando parlavano Coppi, quando parlava Bartali, quando parlava Francesco Moser, quando parla ancora Francesco Moser, quando parla Magni, tutta l'Italia li ha ascoltati e ha avuto in loro degli esempi di italianità e di sacrificio. Quindi il ciclismo ha fatto la storia d'Italia, la continuerà a fare e io quindi vi ringrazio per aver fatto parte della storia d'Italia attraverso uno sport nobilissimo. Noi siamo contenti nella nostra umiltà di avere l'onore di avere qui il Giro a nome di tutti gli alberobellesi e di tutti gli sport di Alberobello e del mondo, perché come abbiamo detto Alberobello appartiene al mondo e sarà bello sorridere al mondo attraverso i vostri sforzi. Magari qui ad Alberobello i vostri colleghi ci arriveranno abbastanza facilmente, non ci sarà bisogno di litigare all'ultimo o di dire vai tu o vado io, si arriverà tutti probabilmente in volata e sarà bello accogliervi qui ad Alberobello. E dico ancora come se voi foste, perché io non dico mai ex campione o ex sindaco, il sindaco lo è stato e rimane per noi per quella stagione in cui ha dedicato la sua vita a noi alberobellesi. Voi siete dei campioni che in quello spaccato di vostra vita avete fatto dei sacrifici, avete vissuto delle gioie e avete anche vissuto il dopo, perché poi lasciare penso che sia anche difficile, ma quando si lascia si ricomincia un'altra vita e voi la state continuando con grande generosità, donando voi stessi allo sport, alle vostre comunità, ai vostri giovani. Quindi Rino, io ringrazio la SPES, ringrazio tutti gli alberobellesi per questa bellissima serata che abbiamo vissuto tutti insieme e adesso più che mai si tratta di pedalare tutti insieme, di pedalare con la convinzione di essere tutti soprattutto dei gregari, perché i gregari hanno fatto la storia di questo sport e i campioni l'hanno solamente completata. Grazie davvero di essere qui, grazie per quello che avete fatto, siete stati bravissimi. Ringrazio tutti gli amministratori che quando c'è da sognare, da acchiappare un sogno, lo fanno sempre. Ci mettiamo sempre 30 secondi a decidere queste cose. Il Giro d'Italia? Sì, si faccia. Il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia deve venire ad Alberobello. Grazie Sindaco, grazie Franco, grazie Dottor La Tartara per quello che ci hai dato. Era giusto... Non ci riuscirò mai, Don Franco, a darle del tu e a chiamarla Franco per il rispetto che naturalmente le porto. Quindi era giusto che lei fosse qui insieme a questi campioni a cui io rivolgo tutto il ringraziamento di tutta l'Italia. Permettetecelo, da Alberobello vi abbraccia tutta l'Italia. Grazie di essere stati con noi. A proposito di campioni, ci tenevo a dire che Gilberto Simoni ci tiene... particolarmente a presentarci un suo amico, si tratta di un generale delle Fiamme Gialle e si tratta del dottor Claudio Peciccia d'Austuni, è responsabile della sezione sportiva delle Fiamme Gialle in Trentino e per cui saremmo grati se venisse sul palco qui a salutare. Diciamo che ho scoperto che è venuto col suo cugino che ha organizzato la tappa dell'arrivo del Giro d'Italia di Carovigno nel 2004, quindi insomma alla fine c'è veramente tanta... il ciclismo si ritrova sempre. Benissimo. Claudio, questo un suo pensiero sulla serata e su quello che ha detto Gilberto. Io vi ringrazio, non mi aspettavo sicuramente questa attenzione. E è stato un piacere essere qua stasera con voi, con Gilberto è un'amicizia che ci lega da tanti anni perché io vivevo in Trentino Alto Adige quando comandavo la scuola alpina di Predazzo, le Fiamme Gialle di Predazzo, e ho vissuto con lui le vittorie. Mi ricordo ancora una gara stupenda, una gara tra la Merano Bolzano che facevo in macchina, facevamo fatica a stargli dietro. E poi grazie dell'ospitalità e della cortesia che mi avete riservato e soprattutto un augurio sincero, perché
nella mia esperienza, avendo girato l'Italia, so cosa significa avere l'occasione di avere la sede di una tappa del Giro d'Italia. È una vetrina molto importante che bisogna cogliere sotto tutti gli aspetti, perché soprattutto nei giorni del Giro la televisione e i giornali non faranno altro che parlare di Alberobello, che è una città meravigliosa e che merita ulteriori successi. Grazie. Grazie, generale. Perfetto, allora vorrei qui il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale Puglia, Pasquale De Palma, così ecco, completiamo la carrellata degli interventi. Grazie di essere stato con noi, Pasquale. E chiamerei anche Lorenzo Spinelli del Comitato Provinciale Bari BAT. Grazie Lorenzo. Niente, vorrei solo salutarvi perché credo che è stata una bella serata di ciclismo e qualsiasi mio intervento adesso può essere superfluo. Io voglio ringraziare Gibo per la vicinanza per la Puglia, prima Tommaso ha ricordato la raccolta che facemmo per Mongelli nella nostra provincia, diciamo tra Giovinazzo e Molfetta, per cui ricordo che partecipaste anche ad alcune iniziative nostre, per cui ti ringrazio per questa tua vicinanza. E poi permettetemi, voglio ringraziare anche Casagranda, che ho avuto modo di conoscerlo solo in televisione, chiaramente quando gareggiavo, ma permettetemi di ringraziare in modo particolare i nostri tre, diciamo, ex professionisti, campioni della Puglia, ovvero Leonardo Piepoli, Elia Giano e Michele Laddomada, perché in un modo o nell'altro dicono ancora la loro nel ciclismo qui in Puglia. Elio continua a vincere da amatore, e soprattutto un ringraziamento particolare a Leonardo Piepoli e a Michele Laddomada, che si sono rimessi in gioco dando una grossa mano all'interno della struttura tecnica regionale pugliese in questi 4 anni di mio mandato, per cui veramente un grazie di cuore e soprattutto speriamo bene anche per il futuro. Grazie. Lorenzo, un saluto al volo, Lorenzo. Va bene, grazie innanzitutto per l'invito. E mi complimento per la città di Alberobello per l'impegno che ci ha messo per l'organizzazione della tappa del Giro d'Italia. Sicuramente Alberobello, come una delle più importanti città turistiche della Puglia, risponderà al meglio a questa manifestazione. E mi è piaciuto già l'inizio della presentazione del Giro d'Italia vedere i trulli illuminati tutti in rosa con la neve sui social network, forse Francesco la tesoriera ha pubblicato qualcosa, ed è stato uno spettacolo bello. Sono sicuro che, vabbè, non solo Francesco, ma diciamo il contatto diretto, sono sicuro che ci saranno altri eventi e Alberobello saprà rispondere benissimo a questo evento. Grazie di tutto, grazie e complimenti. Bene signori, da parte mia il ringraziamento va al comitato di tappa locale, che comunque si ha profuso impegno in questa iniziativa e in tutto quello che verrà. L'appuntamento quindi da parte nostra è per i prossimi eventi in avvicinamento al 12 maggio 2017, settima tappa della 100ª edizione del Giro d'Italia. Arrivederci. Scusate la gaffe, e giustamente l'assessore aveva previsto la premiazione finale. Ci siamo, assessore? Mi perdona? Perfetto. Allora Gibo deve rimanere ancora qua, così come deve rimanere anche Leonardo Piepoli, anche se giochi in casa, però c'è una sorpresa anche per Leonardo. Quindi, assessore. Ah, ecco, sta arrivando. Sindaco Gilberto è rimasto molto colpito dalla funzionalità del trullo in cui è soggiornato. No, chiedo scusa, questa è per Leonardo. Ecco, perfetto. È acceso? Stasera abbiamo fatto il galà dello sport, abbiamo premiato degli atleti, non potevamo non premiarti anche a te. Con la seguente frase, a Leonardo Piepoli per il talento sportivo e la tenacia con cui ha dato lustro al ciclismo pugliese e alla città di Alberobello. Casagranda.
Gipo, noi diciamo sempre a chi viene ad Alberobello che deve vivere tra di noi qualche giorno e deve assolutamente dormire nei trulli. Questo non è il trullo volante perché è molto più pesante di Leo, però che è un invito a venire qui a vivere con noi come già Leonardo ti ha ospitato qualche volta a fare. Torna tra di noi, non possiamo che avere in te un esempio positivo di vita, di sport, di sacrificio e quindi questo portalo a casa, ma torna quando vuoi, torna appena puoi e rimani con noi a dormire nei trulli e a girare nei nostri vicoli, a gustare la nostra vita quotidiana, che è il vero segreto della bellezza di Alberobello. Questo è un dono da parte di tutto Alberobello, solo simbolico per la tua generosità. Grazie di essere stato con noi. Allora, Stefano Casagranda, no, non è finita neanche per te, perché nel Trentino devi tornare anche tu con un simbolo della nostra terra. E prego il vice sindaco Daniela Salamida che ti omaggia di questa creazione creata artigianalmente da un nostro socio Anito Cardone che è qui in sala. Grazie Anito, è il socio storico. Ah, e qui c'è anche la dedica dell'artista, Sebastiano Cardone, quello qui con la giacca rossa. Vieni, vieni, presidente, siamo tutti. Direttore, vieni. Un grazie allo staff foto d'Arcangelo Luis, al service di Luigi Nardelli, alla regia di Antonio Minelli. Buona prosecuzione di serata.